Buy now, pay later. Il concetto è molto semplice: compra ora e paga dopo. Ma quindi siamo di fronte a una normale spesa a rate? Non proprio, vediamo perché. È la vera e ultimissima tendenza dell'e-commerce, soprattutto tra i ragazzi. Si compra in pochi istanti direttamente dai social network o dai siti internet e si paga non subito, basta avere una carta di credito. Il BNPL è un metodo di pagamento rateizzato che permette di acquistare prodotti o servizi in genere a costi relativamente contenuti e di pagarli in un secondo momento attraverso rate mensili a tasso zero. No, non è un normale tasso zero, perché per comprare bastano pochi click, nessun documento di reddito da presentare. Acquista, scegli il numero di rate e il gioco è fatto. E i colossi già lo sperimentano, da PayPal ad Amazon e presto anche Apple. Tra i fornitori di BNPL ci sono società fintech come Klarna, Affir o la italiana ScalaPay. Nel nostro paese sono circa 130 le società che offrono questo servizio e sono in netta espansione. Ma facciamo subito chiarezza: come e cosa guadagnano i fornitori di BNPL? I fornitori del servizio sono pagati dai dettaglianti, i quali, anziché riconoscere uno sconto ai consumatori, riconoscono un prezzo ai fornitori della dilazione di pagamento e incassano il prezzo pieno da parte del consumatore. Questo è il modello di business attuale. In prospettiva, i fornitori del servizio possederanno tanti dati che consentiranno una profilazione ottimale dei consumatori, consentendo di offrire servizi ad una serie di altri operatori diversi dai dettaglianti. Molto interessante, ma chi controlla queste transazioni? Ecco, qui arriva la parte critica, perché per il momento non le controlla nessuno, o meglio, non rimane traccia di quanto realmente ci stiamo indebitando a forza di queste micro rate lampo. La domanda è obbligata: quali sono i reali rischi di questa modalità d'acquisto che sta prendendo piede in tutto il mondo? Non sono attività particolarmente rischiose per i consumatori, però esistono due caveat che dobbiamo tenere in considerazione. Il primo è che si diffonde una pericolosa attitudine all'indebitamento. Il secondo è il fatto che i dati che ci vengono richiesti, che sono molto pochi ma riguardano le nostre abitudini di pagamento, non sappiamo esattamente come verranno usati in futuro. Quindi tutto molto bello e soprattutto comodo, ma bisogna fare attenzione. Basta un click per acquistare, ma anche per trovarsi con un debito, per piccolo che sia. Insomma, servono possibilità e responsabilità. La vita è questa qua.